Presentazione del libro del professor Ulderico Nisticò, Lettere di sangue all'IIS Ferrari di Chiaravalle Centrale. Si è svolta ieri sera presso l'IIS Ferrari di Chiaravalle Centrale la presentazione del libro del professor Ulderico Nisticò, Lettere di sangue, romanzo giallo che riscrive la storia. Sentiamo in merito le interviste. Istituto Industriale di Chiaravalle Centrale, siamo con il sindaco Domenico Donato di Chiaravalle Centrale per la presentazione del libro di Ulderico Nisticò, il professor Ulderico Nisticò, Lettere di sangue, che si è appena conclusa. Sindaco, una bellissima presentazione e finalmente riprendiamo anche con queste belle iniziative post-Covid, diciamo così. È vero, si riprende un po' l'attività interrotta per forze maggiori, la pandemia, 2 anni, e si riprende proprio dall'istituto scolastico, quindi una scuola aperta per la presentazione di un libro, perché la cosa più importante, che è il messaggio che noi abbiamo sempre mandato in questi anni, che la crescita culturale dei nostri ragazzi può garantire veramente un futuro migliore a loro e alla nostra città e a tutti quanti. Allora, rivederci oggi, rivederci con la presentazione di un libro fenomenale, lo abbiamo visto, l'abbiamo sentito dalle parole del professore Ulderico Nisticò, e qui in questo ambiente, ad una scuola aperta anche di domenica, ci fa ben veramente sperare per un futuro migliore per tutti noi. E adesso con il consigliere alla cultura Pina Rizzo, anche lei la sua considerazione su questa presentazione del libro di Ulderico Nisticò. Io ho già detto che naturalmente questo inizio rappresenta davvero un ottimo auspicio per i prossimi eventi che andremo ad organizzare. È stato un inizio davvero molto interessante perché Ulderico poi ci sorprende sempre con un libro davvero da leggere e su cui riflettere. Come ho già detto, ci aiuta a riflettere. Ma si aprono degli squarci davvero, davvero attuali e interessanti. Uno su tutti è quello del ruolo delle donne nella guerra. E questo noi lo sappiamo in questo momento cosa vuol dire, sia con le donne di Kabul e sia con le donne ucraine che in questo momento stanno soffrendo e che stanno cercando in tutti i modi, insieme ai loro figli e ai loro mariti, a difendere la loro libertà. E poi un altro squarcio che si apre è quello della verità storica, no? Quindi ci aiuta Ulderico a capire quanto sia importante costruire la verità storica attraverso gli eventi, attraverso i personaggi, attraverso i piccoli piccoli eventi, no? Della vita quotidiana. Ecco, io credo che sia molto gratificante poter avere persone come lui nell'ambito della consulta e di questo io davvero sono molto felice e intendo sottolineare quanto sia fondamentale per Chiaravalle avere un organo, avere un'associazione, un gruppo di persone che vivono la cultura con tanto entusiasmo. Questo è stato un momento di ripartenza. Abbiamo avuto purtroppo 2 anni terribili, 2 anni in cui siamo stati fermi. La cultura non ha potuto avere la sua espressione, no? E quindi io spero che da qui in avanti potremo, attraverso sia la presentazione dei libri, ma sia anche con l'attività teatrale che riprenderemo a breve, poter di nuovo riapproparci della nostra vita, no? Culturale per la nostra comunità. Ecco, quest'anno poi la consulta si è arricchita di nuove entrate, le scuole, quindi di ogni ordine e grado che hanno i loro referenti. Le compagnie teatrali, la compagnia di Petrizzi, Macross, la compagnia del Carro di Badolato, persone importanti secondo me come Nicola De Luca che va ad associarsi ai nostri pittori chiaravallesi come Nando Catrambone e Paolo Macrì. E quindi voglio dire, la consulta è aperta davvero a tutte le menti e a tutti coloro che vogliono dare un contributo alla cultura, perché la cultura è il nutrimento della comunità e credo che una comunità non possa fare a meno, no, della E cultura. che cultura sia. Che cultura sia. Grazie.
Ci troviamo in questa splendida struttura con le due splendide presidente e vicepresidente della Consulta della Cultura per la presentazione del libro del professor Ulderico Nisticò. Allora, le vostre considerazioni e la vostra sicuramente gioia. È stato veramente un grande piacere questa sera ritrovarci dopo 2 anni di chiusura in noi stessi tra le quattro mura. Abbiamo fatto qualche cosa in streaming, però vedersi dal vivo è un'altra cosa. È proprio per la presentazione di questo libro in cui abbiamo vissuto un po' la vita del dopoguerra, di episodi della guerra, di donne che hanno interpretato dei ruoli abbastanza importanti, abbastanza drammatici e anche tragici, perché una poi alla fine, come diceva il professore, è morta ammazzata. Ma al di là di questo è stata la prima uscita ufficiale, insomma, della nuova Consulta della Cultura, che riprende il cammino dopo 5 anni di attività, e lo riprendiamo con rinnovata lena, con molte collaborazioni diverse e importanti, le collaborazioni delle scuole, le collaborazioni delle tutte le associazioni delle arti, della cultura, della musica, della disabilità, della letteratura, un po' di tutto. Quindi abbiamo grandi progetti in mente, e la collaborazione non può che migliorare tutto ciò che si va a fare, perché poi il fatto di organizzare è importante, ma è importante poi portare avanti le iniziative, quindi avere voglia di impegnarsi, avere voglia di realizzare le cose per la nostra comunità, sempre per migliorare il futuro, dicevo prima, dei nostri giovani prima di tutto, perché abbiamo un'età, io parlo per me, personalmente ho un'età, e vorremmo che i giovani continuassero in questo percorso per migliorare la vita della cittadina quando possono starci e nella maniera in cui possono starci. Quindi se tutti veramente si impegnassero, come diceva il nostro compianto Tondino, quando le cose vanno male bisogna impegnarsi e impegnarsi di più per poterle migliorare. Speriamo con la collaborazione di tutti di poterle migliorare. Grazie. Paola, iniziative prossime della Consulta della Cultura? Allora, c'è molta carne al fuoco, abbiamo ricominciato da poco perché con l'insediamento della nuova amministrazione comunale si è rinnovato anche l'organico della Consulta, abbiamo da poco rinnovato il direttivo che si è arricchito di persone, personalità poliedriche, abbiamo anche l'onore di avere te nel nostro direttivo, anche per portare avanti il discorso con le scuole, perché già la Consulta aveva aperto le porte alle scuole, ma da quest'anno, avendo i referenti nel direttivo, ci avviciniamo ancora di più e li renderemo partecipi di quelle che saranno le nostre iniziative. Speriamo di riuscire a realizzare veramente tutto quello che ci stiamo proponendo di fare, anche pandemia permettendo. E sono felicissima di essere alla presenza del nostro amato Francesco Pungitore, che ha colloquiato con l'autore, col professor Ulderico Nisticò. Quindi 2 battute su questo libro. È un romanzo intriso di giallo e intriso di storia, ed è anche, come ho detto nella mia presentazione, un poderoso tentativo di riscrivere la storia di un lungo periodo del nostro paese, che abbraccia il fascismo, la seconda guerra mondiale e anche il dopoguerra, addirittura protraendosi fino agli anni 80 e 90. Ci sono delle storie di vita quotidiana, vita vissuta, di microstoria, che ci aiutano a comprendere anche come questi personaggi abbiano poi avuto degli effetti, dei riverberi su quella che è la grande storia che noi tutti poi studiamo sui manuali scolastici. Che dire, è un libro tipico nello stile, nella profonda cultura classica di Ulderico Nisticò, ricco di provocazioni, ricco anche di stimoli di pensiero, che ci aiuta probabilmente a capire meglio uno squarcio del nostro paese. Carissimo professor Ulderico, allora io le devo fare una domanda che nasce spontanea: perché questo libro? Che esigenze è scattata in lei per scrivere questo libro? Allora, io ho scritto di storia anche di quel periodo. Però la storia è riservata a chi ha anche una mentalità da lettura della storiografia, che non è facile, non è semplice. Il romanzo è stato concepito nel 700-800 proprio per chi volesse imparare le cose senza doverle necessariamente approfondire. E allora, attraverso la narrazione di casi personali, si fa un rapporto tra microstoria e macrostoria. Pic-
piccole storie di ognuno, e la, nella grande storia, che cosa è successo a uomini e in particolare a donne, che sono, si sono trovati nel turbinio della Seconda Guerra Mondiale, delle passioni, degli odi, di quello che è successo dopo, di un segreto che hanno conservato per tutta la vita, di una vita che hanno sacrificato molto più che esponendosi alla morte. Un sacrificio per conservare un segreto. Forse di questo segreto non si saprà mai nulla e il segreto è rimasto tale, anche questo è fascino. Ma come ho detto durante il mio dire, durante la presentazione, quello che è certo, si rappresenta un'epoca in cui, per citarmi, non si annoiavano. Erano pieni di passioni, erano pieni di miti. I miti possono essere veri come falsi, ma certamente erano pieni di miti. Allora dobbiamo spingere anche i giovani a leggerlo. I giovani dovrebbero leggere e però poi domandare, scusate, ma non abbiamo ben chiara l'idea, che è successo, che guerra è? E poi andare a studiare, perché a questo punto nasce l'esigenza di prendere anche un libro di storia. La guerra è iniziata il 10 giugno del 40, poi c'è stato l'8 settembre, poi il 45. Sono anche situazioni molto intricate, quindi forse se qualcuno ha le idee un po' chiare e poi approfondisce attraverso le vicende umane, si risparmia pure uno studio, ma forse è meglio che lo facciano.